Le onde d'urto sono un trattamento efficace in traumatologia e medicina dello sport, una terapia sempre più valida come alternativa alla chirurgia e ai farmaci antidolorifici. Le fratture ossee non consolidate hanno una percentuale di guarigione testata superiore all'80% con un solo trattamento. A Padova è stata presentata l'ultima innovazione tecnologica in ambito di strumentazione per le onde d'urto. In provincia di Bolzano il trattamento rientra nei LEA ed è quindi mutuabile. In Veneto non ancora ed ha un costo non indifferente, anche se grandi centri di fisioterapia privati lo effettuano. Noi dal 2016 abbiamo questa apparecchiatura e abbiamo ottenuto una tariffa provinciale. Siamo fortunati e trattiamo patologie ossee con questa macchina. Quali sono le prerogative di questa apparecchiatura? Bene, allora le onde d'urto, cioè questa metodologia non è invasiva per il paziente, questo è secondo me il vantaggio maggiore. Ha efficacia, spesso uguale, comparabile a un intervento chirurgico, nel caso della pseudoartrosi, del ritardo di consolidazione ossea. È poco costosa, è molto accettata dal paziente. È rapida nell'esecuzione, per cui basta una seduta per risolvere? Nel 90% dei casi basta una seduta sola. Il trattamento è costoso perché l'apparecchiatura comporta sia una sedazione sia un trattamento importante e l'apparecchiatura ha dei costi importanti di investimento. È un trattamento in convenzione volendo? In questo momento non è ancora compreso nella branca della e quindi non è ancora, diciamo, tra virgolette, mutuabile. Spero che presto possa entrare nella nuova nomenclatura tariffaria con indicazioni specifiche per i tagli di consolidamento. Perché si risparmia sui gessi, su tutti quegli interventi che poi immobilizzano e c'è anche un costo sociale indiretto che andrebbe pianificato? Io direi che è più il fatto che si riduce gli interventi chirurgici, che molto spesso hanno delle complicanze notevoli, questi ritardi di consolidamento.